Fabrizio Cirek, lo storytelling efficace con la realtà immersiva. Salve a tutti, ecco, intanto collego il mio computer. Innanzitutto volevo ringraziarvi di essere venuti questa sera. Da artigiano penso di parlare ad altri artigiani, e questo è un orario che spesso ci vede arrivare, vero? Un po' cotti, come si dice a casa mia, però ecco, vi voglio ringraziare. E parto subito e devo ammettere che mentre Roberto e Daniele parlavano ho modificato un po' le mie slide. È una cosa che non si dovrebbe fare, ma l'ho fatta. L'ho fatta perché abbiamo parlato di emozione, abbiamo parlato anche di web, che da un certo punto di vista, da un primo approccio, può sembrare una cosa poco emozionante, ma in realtà se vi toccate le tasche, questo ce l'avete, no? Ce l'abbiamo tutti, a volte piccola, a volte grande, ce l'hanno anche i nostri figli, i nostri nipoti, e vi do una notizia, ce l'ha anche mia zia che ha quasi 70 anni e che ha imparato a cercare le cose su Google, su Wikipedia e su Google Maps. Questa era la mia prima, seconda slide. Ecco, volevo un attimo fare un salto indietro, un salto nel passato. Io sono nato nel 75, qualcuno di voi è nato un pochino dopo, qualcuno un pochino prima, ma questo strumento penso che ve lo ricordiate. Questa è una foto che ho fatto 2 settimane fa, l'ho fatta trovando una scatola del papà di mio nonno, del mio bisnonno, che aveva un negozio di foto cineottica a Cesena, e ho trovato questa bella cosetta. Io me la ricordavo, in effetti, da piccolino ci giocavo. Si chiama Viewmaster, è un'idea americana, poi declinata in vari altri brand, e quello che vedete di fianco è un disco, un dischetto che andava inserito nel Viewmaster, e il tutto funzionava con un approccio che in realtà è nato alla fine dell'Ottocento, quindi la visione stereoscopica. Il mio occhio di destra vede una cosa, il mio occhio di sinistra ne vede un'altra, sono leggermente differenti e crea una profondità. Beh, guardate che dentro quella scatola c'erano un sacco di storyteller. ne ho contati quasi 200. In questo caso c'era lo storyteller di Batman, ma ho trovato anche il disco della Brooklyn, quella delle gomme da masticare. Ho trovato un disco della Marlboro, dove si vedevano un sacco di cowboy che si fumavano delle sigarette. E quindi ecco, io questa sera vi presento una cosa che in realtà sta cambiando il mondo che noi abbiamo di approcciare la tecnologia che abbiamo in tasca e di approcciare anche quello che è il mio mestiere. Io faccio il fotografo e mi occupo di video da 20 anni, e devo dire che questi strumenti tascabili, gli smartphone, no, come vengono chiamati, stanno veramente cambiando la nostra vita, ma stanno cambiando anche il modo che hanno le aziende di proporre i propri prodotti, ma anche di parlare internamente. Tratterò anche questo argomento, perché è uno degli argomenti che più mi ha impegnato negli ultimi mesi di lavoro. Io spero che voi abbiate la possibilità magari di andare in qualche mercatino e trovare questi dischi, perché è un'esperienza che non facevo da tanto tempo, ma poi io penso che nulla succeda per caso. Tornando ai giorni nostri, questo più o meno sono gli argomenti che tratterò questa sera. Vedete un'immagine qua in basso, forse l'avete già vista, perché grandi multinazionali si stanno approcciando a questo tipo di visione. È un nuovo modo di vedere il mondo, insomma. Io mi sto occupando proprio di trasformare quello che è un approccio tecnologico a un nuovo modo di vedere la fotografia e il video, a quello che è lo storyteller. Roberta, per esempio, ha parlato tanto di verità, e Daniele di tempo di permanenza. Ecco, sono due concetti che sono legati fortemente a questa nuova tecnologia, che però non chiamerò più così d'ora in poi, perché non è solo un approccio tecnologico, ma secondo me è anche un approccio culturale ed è soprattutto anche un approccio fisico. Poi alla fine del mio intervento, quando ci saranno i corner per vedere quello che abbiamo fatto, lo proverete, insomma, di persona. Ho messo questa slide perché comunque contiene delle cose che sicuramente dopo rivedremo. Le caratteristiche di base, secondo me, vanno un po' sottolineate, quindi il dare senso al vostro quotidiano.
metto tra parentesi, che spesso dati per scontato, insomma, quello che fate ogni giorno nei vostri capannoni, nelle vostre aziende, nei vostri negozi, è il senso del vostro lavoro, è quello che poi voi alla fine vendete all'interno del vostro prodotto, magari neanche ve ne accorgete, e spesso appunto lo date per scontato. Ho incontrato tanti imprenditori che fanno cose meravigliose con le mani e con la fantasia, e per loro è scontato usare magari una macchina per cucire il cuoio. Per me non lo è. E neanche per il turista che arriva dal Giappone e poi paga 200-300 euro per quel portafoglio fatto in quel modo, insomma. Quindi raccontare come si fa le cose è una cosa, è un aspetto che non dovete, secondo me, dimenticare. Il creare l'identità, il creare la vostra identità spesso passa anche da raccontare i luoghi in cui fate le cose, magari il capannone in cui state facendo questa cosa bella, apprezzata da tutto il mondo, è stato comprato da vostro padre oppure da vostro nonno, lì dentro c'è tutta la vostra vita, lo parlo un po' anche per esperienza, insomma. E, il processo con cui fate quella cosa, conosco tanti imprenditori, per esempio, che cercano di tenere segrete, no? Le cose che fanno. In realtà, come le fanno fa parte del valore che poi tutto il mondo li riconosce, insomma. Costruire una memoria. Ecco, lo storyteller serve anche questo, visto che tutto quello che si mette in rete rimane, poi magari qualcuno di voi la cancella, ma rimane sempre traccia. È importante sfruttare questa particolarità che ha il web, che sì, per alcune persone può essere vista come un difetto, ma in realtà è un pregio. Quindi quello che mettiamo noi lo possiamo costruire giorno per giorno. E lo storyteller è efficace quando crea un racconto che dura nel tempo. Un po' come andare in piazza tutte le domeniche, tutte le sante domeniche, incontrare gli amici in piazza e tutte le domeniche avere qualcosa di nuovo da raccontare. Vi assicuro che dopo 1 o 2 anni sarete gli assoluti, aiutami, scusate, i protagonisti, ecco, Protagonista. della piazza. E quindi anche comunicare la vostra intima vision aziendale, quello che passa proprio dalle vostre macchine. Il concetto di base della realtà immersiva è proprio questo, è il dire io sono stato lì, io ci sono stato, io ho visto come lavorate, ho visto quello che fate, ho visto come funziona, e ho visto che funziona. Questi sono concetti che tante aziende, per esempio, chi si occupa di chi vende automobili e fa le famose weekend porte aperte, ma sto pensando anche a realtà importanti che fanno automobili come Lamborghini o Ferrari, che addirittura hanno sezioni delle proprie aziende dedicate ai tour, quindi i turisti che non per forza sono i clienti, attenzione. Fanno migliaia di chilometri per vedere una linea di produzione, per vedere dei robot della Comau che girano e degli operai che mettono dei bulloni su un telaio. Ecco, si costruisce così il valore, insomma, invitando i clienti nella vostra azienda. Ma non vi devo raccontare niente, ho messo un'icona del caffè perché a quanti di voi è successo di chiamare un cliente e dire: ma vieni da me, vieni in azienda, vieni nel mio capannone, ti offro un caffè e ti faccio vedere come faccio le cose. E questo crea le differenze, insomma, crea anche un livello di empatia. E poi è chiaro che prima magari di farlo realmente lo si fa in maniera virtuale con gli strumenti che poi vi farò vedere. Ecco, le caratteristiche di base. Bisogna sempre avere un buon motivo. Magari un motivo semplice per raccontare una cosa. Ho messo l'immagine del ragù classico di Barilla proprio perché Barilla un paio di anni fa ha avuto un buon motivo per raccontare come fai ragù, e lo ha fatto appunto con la tecnologia immersiva. Stabilimento nuovo, nuovi macchinari, un processo che parte dal prato a 10 km dall'azienda con il basilico e finisce nei vasetti. E ha usato la tecnologia di Google Maps per raccontare appunto tutto il processo dal prato al barattolo. E prima tu, Daniele, parlavi di permanenza, no? Di quanto è un dato che in realtà noi sottovalutiamo, ma ci sono intere famiglie adesso che sono sedute davanti alla TV col tablet in mano
e mixano, no? Le cose, quindi guardano qualcosa in TV, poi hanno il tablet, vanno a vedere. Beh, sappiate che Barilla, dopo aver fatto un investimento anche direi abbastanza ridotto, insomma, per il loro budget, per mettere online guardatustesso.com, beh, ha cambiato il packaging del ragù. Domattina andate al supermercato, comprate un ragù Barilla, non troverete più www.barilla.it, ma troverete guardatustesso.it. Ed è un sito che gira tutto intorno alla realtà immersiva ed è molto bello da guardare la sera, no? Davanti alla TV con un tablet. Piace a tutti, piace ai bimbi e agli anziani, un po' come il ragù, insomma. Ecco. Quindi la verosimiglianza, e prima Roberta ne parlava, no, della verità, è proprio vero, cioè io sono all'interno dello stabilimento Barilla, non sono all'interno di un 3D, non sono all'interno di una cosa finta. Il ragù lo fanno così. Oltre a essere ovviamente certificato da Google, che ci ha insegnato con le automobili che girano per le strade a riprendere la realtà. Se c'è un cassonetto ribaltato, quello rimane, insomma, appunto, fa parte della loro missione. Quindi non è una finzione, io sono esattamente all'interno dello stabilimento e vedo come è stato fatto il ragù che ho appena mangiato, o quello che mia mamma, sento, col naso sta cucinando. La sequenzialità, l'ho detto prima, lo storytelling funziona quando dura nel tempo, quando crea un percorso. Adesso il sito guardatustesso.com o .it, in realtà racconti il ragù, il pesto, il ragù con i pomodorini e la ricotta, insomma, hanno generato una sorta di racconto che dura ormai da un anno e mezzo. Ecco. Poi vi farò vedere negli esempi anche altre cose interessanti su questo particolare argomento. In poche parole, la narrazione è un'esperienza, questo lo sappiamo tutti, lo sappiamo da quando iniziamo a leggere o da quando addirittura non sappiamo leggere, ma c'è la nonna che ci racconta la fiaba. Io me le ricordo le fiabe di quando ero piccolo, tornando, no, al discorso degli storytelling. E sinceramente io forse non mi ricordo neanche la voce di mia nonna, però mi ricordo gli odori, mi ricordo le sensazioni di dove ero. E quindi quel racconto della fiaba è diventato un'esperienza che è entrata dentro di me e penso che non uscirà mai fino a quando non andrò sottoterra. Quindi, se la narrazione è fatta in un certo momento e con un certo tipo di strumenti, rimane incastonata dentro di noi. Infatti, la realtà immersiva, io ho messo questa foto che ho scattato 2 o 3 settimane fa alla Fiera del Turismo a Rimini, che è una fiera che chiama persone da tutto il pianeta. E io non me l'immaginavo, era la prima volta che andavo e c'era questo ragazzo di Napoli che ha una piccola agenzia turistica e organizza tour per stranieri a Pompei. Non aveva lo stand. Lui girava per la fiera con questi occhiali, che sono molto simili a quelli che noi consigliamo ai nostri clienti. Sono una maschera di plastica fondamentalmente con all'interno uno smartphone, non stiamo guardando nulla di costosissimo. E aveva attaccato il suo bel adesivo, Tour in Pompei, e faceva vedere a tutti i turisti che passavano, soprattutto mirava occhi a mandorla e arabi ovviamente. Di quanto sono belli alcuni angoli di Pompei che lui conosce e fa vedere, gli altri no. I napoletani sono incredibili in questo. Questo per farvi dire che comunque, come infatti ho messo questa piccola citazione, no? Ogni storia è sempre biografia. Cioè, appena noi raccontiamo qualcosa, anche se non vogliamo farlo, raccontiamo qualcosa di noi. Perché o lo raccontiamo in maniera non conscia, magari nei modi, raccontiamo una cosa in un certo modo, magari anche voi adesso vi state facendo un'idea di me, perché vi sto raccontando quello che ho vissuto e quello che sto facendo, ma nello stesso tempo c'è il mio tono di voce, come mi muovo, e il mio impaccio, no? Perché non sono abituato a parlare in pubblico. E che vi dà tutto un carattere, ecco, quello che si chiama anche in cinematografia il carattere.
Quindi un consiglio che voglio darvi, attenzione al modo in cui vi raccontate, potete usare uno strumento o un altro, la tecnologia della fotografia o del video immersivo vi danno un vantaggio, che non, beh, adesso parliamo di vantaggi e di svantaggi, comunque è quello di fare vedere a tutto il mondo la realtà, di come siete fatti, di come lavorate. Di come è fatto il vostro capannone, di come è fatto il vostro negozio e di come voi vi comportate durante il lavoro o le cose che vi siete inventati. Infatti, ho scritto che lo storytelling immersivo è utile a raccontare un luogo, raccontare la nascita, sviluppo di un prodotto o di una serie di prodotti, come appunto sta facendo Barilla e anche altre aziende. La nascita intendo proprio magari l'arrivo del camion con l'acciaio in azienda o come stiamo facendo per un nostro cliente, addirittura il raccontare dove nasce la lastra di acciaio speciale che poi viene piegato e saldato per fare quello speciale robot, insomma. Raccontare dove e come fate le cose. Ci sono aziende, per esempio, che hanno all'interno dei laboratori che spesso danno per scontato, non li raccontano, dove fanno diagnostica. Un pezzo speciale di meccanica di precisione, sì, può essere costruito, ma è molto importante che non si rompa, no, nella sua vita. Quindi raccontare il vostro laboratorio di diagnostica con questa tecnologia vi dà un vantaggio molto potente perché voi fate entrare il mondo se lo volete. All'interno di uffici dove in realtà si crea veramente valore, perché quel pezzo, se non passa la diagnostica, non viene venduto. Molto semplice. Istruisce raccontando un processo complesso. Ecco, la parola istruisce, infatti lo scrivo sotto, è una parola secondo me molto potente perché aiuta, per esempio, il vostro personale interno o i vostri clienti a capire perfettamente come funziona quel robot, come funziona quel processo, come funziona quella macchina, perché? Perché voi fate in modo che loro entrino lì e abbiano l'impressione di essere lì davanti. Come mai hanno queste impressioni così forti? Come mai questo storyteller rimane così tanto dentro di noi? Perché va a toccare una sfera esperienziale ed emozionale nei video sferici, nelle foto sferiche, noi possiamo fare intervenire non solo la computer grafica, ma anche la musica, i suoni originali, possiamo dare una regia. Insomma, possiamo mixare quello che è il classico media cinematografico, nato ormai più di 100 anni fa, che ha una base per un'altezza, è piatto ed è di fronte a noi, esattamente come le fotografie, più o meno, invece in un'esperienza sferica. Quindi io sono all'interno di un'immagine che mi avvolge ed è il mio collo, è la mia volontà che decide cosa guardare ed è questo il paradigma, no? Che si ribalta e fa diventare questa esperienza un'esperienza che ti entra dentro, perché sei tu che hai scelto cosa vedere. Venendo al sodo, io adesso vi farò vedere alcuni esempi. Queste slide poi vi verranno distribuite, quindi essendo queste esperienze che portano via un po' di tempo, quindi non è un video che semplicemente uno schiaccia play, sa che ha 25 secondi da stare lì davanti, guardare e poi è finito. L'esperienza immersiva è qualcosa di più complesso che infatti porta tutti i video o i virtual tour che sono online a dei tempi di permanenza pazzeschi. Ci sono delle pagine che contengono dei virtual tour che hanno 19 minuti di permanenza media, che sono numeri che nel web, insomma, fanno tremare le gambe a chiunque. Infatti, i colossi come Facebook, come Google investono miliardi in questo. Beh, Google lo sapete, fa girare solo in Lombardia 7 autovetture H24. No, scusate, H10 perché girano solo quando c'è giorno e non piove. Ma sono 7 vetture che girano tutto l'anno per mappare le strade lombarde, solo in Lombardia. A spese loro. Facebook ha comprato l'anno scorso per 2 miliardi di dollari Oculus, che è una startup di
quattro ragazzini ventenni che ha ingegnerizzato una cosa simile a questa con giroscopi, sensori. Insomma, quella che noi adesso per esempio conosciamo come Street View, qualcuno di voi l'ha usata per guardare le strade, no? Ecco, tra qualche mese si trasformerà in un luogo che conterrà pubblicità. Quindi noi guarderemo le strade, cercheremo l'indirizzo del fruttivendolo in via Lamendola e l'edificio del fruttivendolo sarà ricoperto di cartelloni pubblicitari, fotorealistici che in realtà in via Lamendola non ci sono, ma Google ce li ha messi. Benvenuti. E, quindi non vi cito poi tante altre cose che leggerete sui giornali o guarderete semplicemente a Natale quando Sony presenterà nei negozi gli occhiali da attaccare alla PlayStation. Ecco. E, quindi gli strumenti utili che voi potete usare da domani. Partiamo dal base, da quello che io ritengo lo zoccolo duro della comunicazione immersiva. Una cosa abbastanza semplice è Google Maps Street View. Quindi chiunque di voi andando sul sito di Google può vedere un elenco di fotografi certificati a livello italiano, chiama il preferito che viene in azienda, vi fotografa tutta l'azienda e ve la mette online all'interno di Street View Google Maps con il famoso bottone guarda dentro. Esempio, vediamo se funziona. Yuppie, voilà. Penta Bevande SRL, un'aziendina che distribuisce birra e champagne, non so cosa, e qua sotto all'interno della ricerca c'è il famoso guarda gli interni. Voilà. Ora, può piacere, può non piacere, vi elenco i vantaggi velocissimamente. Numero uno, questa roba che sto aprendo funziona sul mio Super Mac avveniristico, funziona su questo telefono da 95 euro, funziona sul computer di casa, funziona ovunque. E perché? Perché sui server di Google e non aggiungo altro. Cosa devo aggiungere? C'è poco da fare. Fa parte del più grande progetto di mappatura del globo della storia dell'uomo. Investimento totale sconosciuto, penso, no? Qualche centinaio di miliardi di dollari. Ok. Quindi la cosa bella, l'altro vantaggio potente di questa roba è che c'è un bottoncino qua, questo qui, piccolo ma importantissimo, condividi in corpora immagine, condividi in corpora, ecco, condividi in corpora, due parole che hanno un peso rilevantissimo, condividi, manda a chi vuoi, usando i social network che conosciamo, o in corpora, mettilo all'interno del mio sito. Quindi tu prima parlavi della finestra mappa, no? Dove sono? Ecco, non solo dove sono, ma come Come sono. sono? Ecco. Anche perché ti muovi qui dentro, tra l'altro. Sì, puoi passeggiare, puoi. Vai a vedere lo scaffale in fondo Sì, perché. poi adesso io ovviamente sto usando un mouse, ma penso che tra qualche mese non so cosa si inventeranno. Userò gli occhi all'interno degli occhiali o mi leggerà la Chissà. mente. Meglio delle solite quattro foto di gallery Sì, meglio. della Oltretutto, i chiesa. fotografi certificati devono per contratto fare anche 10 foto professionali, ecco, che poi vanno all'interno della vostra scheda GPU. Ecco, il Visual Company Tour invece è un servizio. Adesso qui ve ne faccio vedere uno. Le Naturelle, Gruppo Eurovo, la conoscete tutti, bene o male. Scusate che qua il mio monitor è leggermente sovrabbondante rispetto a questo proiettore. Adesso metto tutto schermo così siamo contenti. Voilà! Le Naturelle è un brand come ne ha tanti, Eurovo, è però il brand di punta nella produzione bio, no? Di Eurovo. Come si riconosce un uovo bio da un uovo non bio? Lo apri e lo assaggi, questa è la prima cosa. Se ti ricorda l'uovo di tua nonna è bio, se no non è L'uovo di bio. Colombo. La seconda cosa è che l'uovo bio nasce da una gallina felice. È vero, è probabile che l'abbiano anche scritto sulle scatole, hanno fatto bene. Però come fare a vedere al mondo che le galline sono Sono felici? felici. Ma sono felici realmente? Mandi la gente a passeggiare nell'allevamento
in provincia di Forlì, allevamento che devo dire non ricorda affatto il pollaio di mia nonna, perché hanno piantumato qualcosa come 10.000 alberi tra amarene e noci. Complimenti. Come fai a farlo vedere? Lo fai così, quindi si può aggiungere un menu interattivo con tutte le esigenze dell'ufficio marketing. Quindi l'ufficio marketing vuole che si possa passare da un allevamento all'altro, dallo stabilimento dove si fa la scelta manuale a l'intera filiera, insomma, fino al bottone con contattaci, vai su Facebook, condividi e quant'altro. Ce n'è una lì molto felice. Sì, sono tutte molto contente, perché devo dire che vivono proprio da Dio qua dentro. Anche il gallo. Il gallo non c'è. Ecco, altra cosa potente è il fatto che all'interno di una, noi siamo all'interno del sito di Naturelle, siamo all'interno di questa esperienza immersiva, ma ci stiamo guardando un video fatto l'anno scorso, già in possesso del cliente, che può essere inserito all'interno, che racconta come si fanno i mangimi, e voilà. Ecco, questa tecnologia non è solo foto, ma è anche video. Ora, Google Maps accetta solo ovviamente passeggiate fotografiche, come esattamente quelle che producono le automobili. Come sapete, probabilmente, YouTube già da qualche semestre accetta i video 360 gradi, che sono la trasposizione video delle fotografie sferiche. Quindi, vediamo se... Adesso qui ci sono le galline che dicono anche da loro. Voilà. Ok, non vi tedio di più con le galline. Ma questo per farvi capire che uno storyteller, come scrivevo prima, è fatto anche da cose, cioè è meglio che sia fatto da cose semplici. Da cose semplici, magari tante cose semplici che nel tempo, che in un anno e mezzo, raccontano un percorso. Questo crea una sorta di legame con il tuo spettatore. Perché si aspetta che questa avventura, questa storia delle galline felici continui. C'è un audio qui che non so da dove arrivi, sì, lo so. Andiamo avanti, come sono messo coi tempi? 5 minuti. Oddio. Altra cosa importante che vi voglio dire, la realtà fotografica immersiva può vivere anche al di fuori di Google Maps. Questo è fondamentale, perché spesso le aziende, io mi sono segnato una cosa che Daniele ha detto prima, per le nicchie potete anche parlare in silenzio, mi è piaciuto molto come cosa, perché ecco, questa è una tecnologia che se lasciata su Google Maps non è silenziosa, è alla portata di tutti, anzi aperta per un mercato completamente mass market. Ci sono imprenditori che invece vogliono raccontare come funziona quel processo, come funziona quella macchina a poche persone. Mi è capitato di fare un servizio di questo genere per una platea di 9 persone al mondo. Quindi abbiamo fatto 9 chiavette spedite a 9 persone che si sono guardate questo video sferico che raccontava come funzionava questa macchina che verrà commercializzata tra 2 anni, che si occupa di impacchettare liquidi dentro del cartone. Ecco, l'integrazione strategica tra foto e video sferici in un'esperienza online o in locale. Vi racconto questa, poi ho finito. Questo è un esempio, secondo me, meraviglioso di un'azienda, si chiama Mammut, sono svizzeri, sono ragazzi molto giovani, producono abbigliamento tecnico da montagna, non sono conosciutissimi perché hanno dei competitor veramente, veramente potenti,
Loro cosa hanno fatto? Hanno creato un sito dedicato a un progetto che si chiama Project 360 e che racconta l'avventura di una decina di scalatori giovani, ma veramente bravi, che hanno rifatto delle scalate non usando le cordate moderne, ma usando le cordate di inizio secolo. Adesso, per chi di voi è stato in montagna, praticamente rifare una via ferrata di 100 anni fa significa rischiare 10 volte di più, però è anche molto affascinante perché vai in una strada, vai in un percorso che non si fa da 100 anni. Quindi vai a ritrovare i vecchi moschettoni, vai a ritrovare i vecchi documenti. Loro cosa hanno fatto? Io li seguo ormai da quasi un anno. Un anno fa erano partiti con una montagna. Quindi erano partiti con Leiger, penso, ok, partiamo anche noi con questo. Voilà, questo è un sito tutto incentrato sulla tecnologia immersiva, sia fotografica che video, che ci racconta, qui c'è anche una piccola mappa, quindi legato all'altitudine e ai quelli che si chiamano i momenti, no, complicati di una scesa come questa. Adesso questo videoproiettore non mi sta aiutando perché ha veramente un'altezza base ridicola. Voilà. Aspettiamo che carichi. Ecco, quello che vediamo qui non è su Google Maps. Non essere su Google Maps ha un grandissimo vantaggio. Questa roba funziona anche offline. E forse qualcuno di voi già si sono alzati le antenne perché non siamo abituati a parlare di offline, ma in realtà l'offline per un certo tipo di esigenza di marketing e di comunicazione interna a volte è fondamentale, soprattutto se è protetto da una password. Loro non hanno messo nulla su Google Maps perché hanno detto, insomma, io pago decine di migliaia di euro, questi ragazzi per rischiare la vita, andare in cima alla montagna, non glielo lascio il materiale foto e video a Google, me lo tengo. Significa anche avere una libertà e una trasparenza totale sul numero di accessi, analytics e quant'altro. Voilà. Comunque, guardatevelo con calma, è tutto all'interno delle slide. Vi lascio prima abbiamo parlato di user experience, quindi di come questa tecnologia può arrivare in negozio, può arrivare anche durante le fiere, può arrivare nei vostri stand e può in un certo modo anche rivoluzionare il vostro modo di comunicare in fiera o nel punto vendita. Cito velocemente questa esperienza di 3 settimane fa di un'azienda che causa forza maggiore, capannone crepato, ha dovuto rifare il capannone e cavolo, di solito fanno 6 fiere all'anno. Spostano macchinari da tonnellate, ogni fiera costa almeno 200.000 euro e hanno detto no, quest'anno faccio solo 2 fiere. Gli ho detto no, ragazzi, aspettate, dovete rinunciare alla fiera in Sud America, alla fiera in Cina e alla fiera in Sudafrica, andateci lo stesso, ma andateci con la tecnologia immersiva, cioè, come il ragazzo di Napoli con, no, con Natura in Pompei. Vi comprate uno stand di 4x4 e ci andate con dei video e dei tour sferici. Vi faccio vedere appunto questa cosa qui, è un video molto breve che però arriva dalla Corea, ma il brand è italo-americano, è famoso comunque. Quindi inizia l'esperienza, ci si veste, cioè si deve entrare nella parte, no? Oltretutto ci si veste con un oggetto che poi il negoziante spera che se lo porti a casa, no? Ecco, visto che il giubbotto viene usato da chi tira le slitte, ma ovviamente questi ragazzi sono dei liceali, non tireranno mai una slitta in vita loro. Però Norface dice, beh, ti faccio provare il brivido. Ok, ovviamente questo è un concetto estremizzato, perché oltre ai cani virtuali, che sono quelli che avrei proposto io, lo hanno proposto anche i cani veri. Ma la parte iniziale, insomma, è significativo, un video breve che vi ho voluto fare vedere.
perché insomma racchiude un po' quello che ecco, il significato di mettersi addosso questa roba qua. Se non l'avete mai provato, vi assicuro che è forte. Voilà, dove usarlo? Velocissimo, online, nel sito, nei social, nella newsletter. Da 3 settimane a questa parte Facebook accetta i video 360. Ovviamente Zuckerberg, si è comprato Oculus, poteva non farlo, l'ha fatto. Pensavo lo facesse a Natale, in realtà l'ha fatto adesso. Fiere, meeting e formazione. Formazione, lo sottolineo 30 volte perché per esperienza so che questo è un argomento potentissimo per le aziende modenesi che fanno le cose qui ma poi le vendono in tutto il pianeta. Luoghi sicuri, web free, fatelo in silenzio. Quindi il consiglio di amministrazione che deve vedere un robot che verrà poi commercializzato tra 2 anni. Lo fa in questo modo. La customer experience l'ho detto, App Store. Attenzione che se stasera con i vostri smartphone andate su App Store e cercate la parola Virtual Reality 360 VR, troverete Lufthansa, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes, AMG, insomma un sacco di aziende, a volte anche aziende piccole, che creano delle app tutte piene di contenuti sferici. Perché questa roba qui ce l'abbiamo meno male in mano tutti, quindi è giusto anche l'App Store non dimenticarlo mai per lo storytelling, perché è un canale potentissimo. Siate sempre più multipiattaforme, un paio di consigli, quindi social in primis, se spendete soldi per farvi un virtual tour o un video sferico, usate i social per condividere questo patrimonio, insomma un patrimonio di emozioni potente, senza mai dimenticare la misurabilità, visto che li avete spesi, misurate quanto entra, l'attenzione al feedback, attenzione perché stiamo lanciando un messaggio che è coinvolgente, emozionante, indimenticabile, chiediamo se è emozionante, dimenticabile. L'ultima, lasciare nella mente delle persone il ricordo di: io ci sono stato, ho visto come lavorate, ho visto quello che fate, ho visto come funziona, ho visto che funziona, che emozione essere lì. E mentre noi siamo seduti qua, questa sera, attenzione, visto che Instagram fa parte della grande family, il futuro in realtà è virtuale, quindi le nostre fotografie su Instagram prima o poi saranno sferiche. Io dico febbraio, sono aperte le scommesse. Grazie.